Grazie professoressa, buonasera. Io prima di dirvi qualcosa su delle esperienze vissute di tramvie, vorrei fare un po' il punto in generale sui tram, perché i tram sono un argomento molte volte trattato in maniera superficiale, nel senso che non so perché i tram sono amati o odiati, mentre come tutte le cose, tutte le scelte ingegneristiche devono essere basate su approcci razionali, quindi conoscendo bene le cose di cui si parla e vedendo se sono adatte. Andrò molto rapidamente perché il tempo è breve, poi sono disponibile per approfondimenti o chiarimenti. Vado rapidissimamente a dirvi che il tram è nato nel 1800, lo sapete bene, ma il tram elettrico, che è quello che ha dato la grande diffusione al sistema dei tram, è del 1881. E difatti dal 1890 al 1930 si può collocare la fase, l'epoca d'oro dei tram. Tutte le città hanno sviluppato sistemi tranviari. In Italia siamo arrivati a averne quasi 150 ed era il sistema dominante. Poi c'è stato un periodo di declino dovuto a varie ragioni, nelle città grandi, allo sviluppo delle metropolitane. Dappertutto all'evoluzione tecnica di autobus e filobus, che prima erano degli oggetti di scarsa affidabilità, di scarsa prestazione, e invece hanno superati. Poi la motorizzazione privata, che aveva bisogno di spazio. L'obsolescenza dei veicoli e impianti. Molte volte le aziende non tenevano al tempo i sistemi tranviari, i danni della Seconda Guerra Mondiale e anche un po' di lobby della gomma del petrolio. La rinascita tranviaria, qualcuno la chiama rinascimento di tram, anche, è dagli anni 70 e i motivi sono di nuovo parecchi. Il primo è gli effetti negativi del forte aumento del traffico privato, cioè si è capito, è finita l'illusione che si potesse fare tutto con la motorizzazione privata, perché si è capito che le città non hanno spazio per tutti. La motorizzazione privata è una cosa bellissima finché in auto girano pochi o comunque non troppi. Non è possibile che tutti girino in auto in una delle nostre città. Nello stesso tempo si è sviluppata la tecnologia dei tram e delle tranvie e si è capito che tra gli autobus e filobus e le metropolitane c'è spazio per i sistemi intermedi, quali possono essere le tranvie. E poi si è capito che le tranvie andavano fatte con dei criteri urbanistici attenti, non buttando giù le rotaie in maniera cieca sulle strade. Oggi in Europa ci sono oltre 300 reti tranviarie. È interessante ricordare che nel 1984, quindi 35 anni fa, se non sbaglio, se non faccio male i conti, erano 240, quindi si vede la crescita. Ecco, questa è una immagine che insieme alla prossima vi impressionerà, perché sono le reti tranviarie in Francia. Questa è la situazione del 1984, quando c'erano tre reti tranviarie in Francia. Questa è la situazione attuale, ce ne sono 28. Quindi questo significa che in Francia, oltre a una città che ha rinnovato la rete tranviaria ex novo, che è Marsiglia, altre 25 hanno creato una rete tranviaria che prima non c'era. In Italia abbiamo fatto qualcosa sicuramente, ma non come in Francia. L'ultima dismissione, che è del 74, le reti erano 4 più quella particolarissima di Trieste, e attualmente sono una dozzina, ma ciascuna di queste non ha l'estensione che hanno le reti francesi. Dobbiamo prendere conoscenza che i veicoli tranviari sono cambiati. Il tram di oggi non ha quasi nulla a che fare con i tram di 30, 40, 50 anni fa. Molto rapidamente, i tram di oggi sono dei veicoli lunghi, ad alta capienza, tipicamente tram dai 30 metri in su. E questo perché il tram diventa competitivo economicamente se porta molta gente, perché il grosso vantaggio è di avere un conducente che porta 200 persone. Quindi il rapporto tra il costo del conducente, che è una componente pesante nel costo generale, e il numero di passeggeri è buono per un tram da 200 persone, sarebbe ancora migliore per un tram da 300, certamente è pessimo per un cosiddetto bussino
dove un conducente porta 15-20 persone. Poi c'è una costruzione modulare che consente di ridurre i costi, ma anche di poter avere dei tram modificabili durante l'esercizio. Il pavimento ribassato ormai è generale, entrare a raso, comodità per tutti, non soltanto per chi ha delle minorazioni nella mobilità. Aspetti tecnologici, azionamenti di trazione elettronici, motori trifase, che significa ottimizzare i consumi energetici, gli ingombri, la manutenzione. La possibilità di percorrere delle tratte senza linea di contatto. Qui potremmo parlarne per un'ora e non lo possiamo fare, vi dico solo che tecnicamente si fa molto correntemente, ma a mio avviso non va esagerato. Va fatto dove è necessario, in zone monumentali per esempio, ma non altro. Poi ci sono delle scelte molto buone degli interni, ben arredati, accoglienti, luminosi. I tram di oggi non sferragliano, non fischiano e poi sono assistiti con una quantità di altre funzioni in cui l'informatica e la telematica pesano molto. Nello stesso tempo sono cambiate le reti. Una volta i piccoli tram di una volta erano pervasivi, giravano in una quantità di strade. I tram di oggi hanno invece un ruolo primario. Sono poche linee sulle direttrici importanti dove riescono appunto a catturare la domanda che giustifica la loro utilizzazione. Poi la flessibilità operativa, nel senso che in una unica linea, in una stessa linea, a seconda del territorio attraversato, possiamo avere delle tratte veloci, delle tratte lente, delle tratte in cui è quasi metropolitana e delle tratte in cui diventa quasi un treno. La sede è attualmente in generale esclusiva, si è capito che se si fa una tranvia bisogna che cammini col massimo di agio e quindi senza promiscuità di traffico. Anche le tecniche di armamento sono migliorate molto, sia dal punto di vista della rapidità di costruzione, dei costi di manutenzione, della qualità dal punto di vista della soppressione di vibrazioni e di rumori. E poi si usano sistemi efficaci di priorità semaforica che permettono al tram di avere quasi sempre la via libera agli incroci senza penalizzare troppo i flussi ordinari in conflitto, il controllo centralizzato e, come ci hanno insegnato i francesi, la cura nell'inserimento dell'ambiente, la riqualificazione della città intorno alle tranvie. Ecco, quello che volevo mettere in luce, questo fatto che non si possono scegliere le soluzioni di trasporto così per, non voglio dire per pregiudizio, ma per simpatia. Ogni sistema di trasporto ha dei campi di utilizzazione definiti. Una metropolitana pesante non ha la possibilità di portare più di 45.000, dico un numero indicativo, passeggeri ora direzione, perché ci sono dei limiti fisici, la lunghezza del convoglio, la larghezza del convoglio, la velocità commerciale. Ma anche un limite minimo, lo poniamo intorno ai 15.000, perché sotto un carico di 15.000 passeggeri ora, la metropolitana pesante non è sostenibile economicamente. Cioè i costi che presenta non sono pagati da quantità di passeggeri inferiori a una certa soglia. E questo vale via via per gli altri sistemi, per la metro leggera, per la metro tranvia, che sarebbe la tranvia veloce, per gli autobus, altre prestazioni, il bus rapid transit, per le tranvie tradizionali e per l'autobus o filobus ordinario. Vedete che si crea una sorta di catena in cui per ogni campo di capacità, per ogni campo di quantità di passeggeri da trasportare, si individua il mezzo più adatto. E nello stesso tempo questi mezzi hanno velocità commerciali diverse. Eccelle la metropolitana e via via, finché andiamo su autobus e tranvie tradizionali, andiamo a velocità più basse, fatalmente. Però bisogna stare attenti che la gente è interessata al tempo che impiega da porta a porta, quindi sullo spostamento incide non soltanto il mezzo, il tempo passato su un mezzo di trasporto, ma i tempi a piedi. Ecco allora che per percorsi relativamente brevi la bassa velocità del tram o della metrotranvia o dell'autobus
è compensata dal fatto che ho percorsi a piedi più brevi e ho meno perditempo per scendere, per esempio, in una stazione di metropolitana. Quindi, al di là delle indicazioni che davo prima sulla capacità, ecco che per percorsi brevi è più comodo e più utile un mezzo di superficie che non una metropolitana. I costi, anche i costi sono diversi, sia quelli di realizzazione sia quelli di esercizio. Anche questi sono dati indicativi, perché poi i costi dipendono da una quantità di fattori specifici del singolo caso, ma vedete a sinistra i costi di realizzazione, che per una autolinea sono relativamente bassi, crescono fino a, diciamo, 8-10 milioni al chilometro se si tratta di un bus rapid transit con molta infrastruttura, quindi con interventi sulla strada, con sistemi di controllo elettronici, eccetera. Ma non andiamo oltre 10. Una tranvia si colloca tra i 10 e i 40 milioni a chilometro. C'è un campo molto variabile, perché dipende anche da quanti interventi di riqualificazione faccio, quante opere d'arte, ponti, viadotti, eccetera, e così via. Una metropolitana leggera, la metropolitana leggera è una metropolitana semplicemente con treni più corti e quindi stazioni più piccole, va dai 60-65 milioni a chilometro fino a 130-140, più su ancora la metropolitana pesante. Il costo di esercizio, cioè quanto il gestore spende per far camminare i mezzi, in generale viene dato in euro a vettura a chilometro. Questo non è indicativo ai fini della scelta, perché quello che conta è il costo per passeggero chilometro, per posto chilometro, perché in effetti, diciamo, l'obiettivo è servire una certa quantità di passeggeri, offrire una quantità di posti. Ecco allora che i mezzi capaci, i tram, in una certa misura anche gli autobus più lunghi, che hanno dei costi per vettura più elevati, se li riduciamo a costi per posto, diventano competitivi. E vedete in questa figura di destra che stanno tutti lì, praticamente tra i 3 e i 6 centesimi di euro a posto chilometro. Accennavo poco fa che un aspetto importante delle moderne reti tranviarie è la versatilità. E credo che uno degli esempi più significativi è Strasburgo, dove già nel 1994 fu fatta la prima linea tranviaria, che ha, come vedete, quattro situazioni diversissime tra loro. Nel centro storico, in mezzo ai pedoni, quindi a velocità moderata, ma senza intralci di automobili, eccetera, ai margini del centro, in sede riservata a fianco della carreggiata veicolare, un breve tratto in galleria per dei motivi specifici del territorio, approfittando per fare una fermata corrispondente con la stazione, e in periferia come un treno in sede segregata. Ed è importante la riqualificazione urbanistica. Qui vedete degli esempi di Nizza, della prima linea. Vedete un viale che era percorso dal traffico automobilistico, in cui, mettendo il tram, non hanno ridotto i marciapiedi per far passare anche le macchine, li hanno allargati per far sì che in quel viale passi solo il tram e i pedoni. Vedete due tratte senza linea aerea, che hanno un valore ambientale, la nota piazza Massena e la piazza Garibaldi, e vedete una tratta con la sede tranviaria messa a Prato per renderla più gradevole, più ambientalmente e anche dal punto di vista funzionale con dei vantaggi. Qui vedete altri esempi, vedete a Grenoble una strada in cui hanno anche allargato i marciapiedi, il tram passa in mezzo ai tavolini dei bar, e vedete sotto un moderato esempio di progettazione abbinata urbanistica e tranviaria di Milano Bicocca e un'altra tratta fatta a Prato, a Scandicci, vicino Firenze. Rapidamente delle foto di tram moderni in città che non hanno fatto le tranvie oggi, ma avevano le tranvie, oserei dire, da sempre. Vedete Torino via 20 Settembre, Milano via Broletto, e sono tram questi che avete visto da 32-33 metri. Amsterdam, dove si mescolano tra i pedoni, sulle strettissime strade che attraversano
i canali, con le fermate messe sui ponti, perché solo lì c'è la larghezza utile per poter fare la fermata e il doppio binario. O Zurigo, dove la strada del commercio più importante, del commercio di lusso, la Bahnhofstrasse, è dedicata a tram e pedoni. In macchina può passare solamente chi va dentro il passo carabile di casa sua. Ecco, adesso veniamo a degli esempi italiani. Roma, che è una città che aveva una vasta rete tranviaria distrutta durante il dopoguerra fino ad avere pochissime linee, ha fatto due passi verso le tranvie moderne. Uno nel 1990, in occasione dei mondiali di calcio, perché pare sempre necessario avere un'occasione per fare qualcosa, facendo una metro tranvia che collega la zona dello Stadio Olimpico con i bordi del centro storico. Ancor più nel 98, con una tranvia che dal Monteverde Nuovo scende in città e arriva dentro il centro storico. 5,5 km, oltre 3.000 persone ora, non di offerta ma di domanda, e una grande soddisfazione delle persone che fino a che c'erano i cantieri protestavano quotidianamente, adesso per nessuna contropartita al mondo rinuncerebbero a avere quel tram. È interessante accennarvi al recupero di un progetto che ha circa 18 anni e che è stato tenuto nel cassetto per vari motivi e che adesso ha ritrovato attenzione. Questo progetto è di una tranvia che attraversi tutto il centro storico di Roma, collegando Termini con Piazza Risorgimento, che è vicino a San Pietro. È una linea lunga circa poco meno di 5 chilometri, con 12 fermate inclusi capolinea, per cui si prevede una sede riservata esclusiva, la tratta nel centro storico senza linea aerea, anche se i fili erano storicizzati perché c'erano nel passato, una capacità prevista, calcolata non solo con i modelli, ma con quello che portano gli autobus che verranno sostituiti, di 5.000 passeggeri all'ora in per direzione, non competitiva con le linee di metropolitana. Non è difficile competere con la metro a Roma, che per una città di 3 milioni rotti ce n'ha molto poca di metropolitana. Però in particolare questa linea, vedete che si inserisce in modo da non sovrapporsi alle metropolitane. E poi soprattutto di grande interesse turistico e culturale, perché passa per quasi tutti i posti più importanti di interesse museale. In questo momento si sta ammodernando, per così dire, il progetto definitivo fatto già 18 anni fa e speriamo che vada avanti. Firenze è interessante, è una città media in cui si è cominciato per tempo, ma poi le cose sono andate abbastanza per le lunghe per tanti motivi. Attualmente Firenze ha due linee, una linea 1 che va da Scandicci, passa per la stazione centrale e arriva all'ospedale di Careggi, in tutto sono 11 chilometri abbondanti, e una linea 2 che dall'aeroporto di Peretola arriva alla stazione, praticamente alla stazione di Santa Maria Novella, percorrendo 5 chilometri abbondanti. Poi c'è un piccolo raccordo per il deposito. Ci sono parcheggi scambiatori a capolinea di Scandicci e alla fermata vicino all'aeroporto della T2, in particolare il parcheggio scambiatore di Villa Costanza ha avuto un successo immane, al punto addirittura da mettere in crisi in tram in un certo momento, perché tra l'altro lì hanno attestato Flixbus e vari altri autobus a lunga percorrenza che molte volte scaricano 50 persone tutte assieme e magari due autobus vicini. La linea 1 fu realizzata la prima tratta nel 2010, e arrivava fino a Santa Maria Novella e fu un segno di come un servizio adatto ha successo. Per la linea 1 si pronosticavano 25, 26, 27 mila passeggeri al giorno feriale. In pochi mesi ne ha raggiunti 40 mila e negli ultimi tempi, prima del prolungamento, era stabilizzata a 45 mila. Quindi vedete che siamo praticamente quasi al doppio della previsione. Accelero. Attualmente la 1 e la 2 assieme
arrivano a quasi 130.000 passeggeri al giorno feriale. Ed è tutto traffico portato via alle automobili. C'è una statistica fatta dalla regione che mostra quanta gente ha abbandonato il mezzo di trasporto privato grazie a questo. Qui avete rapidamente delle immagini, il nuovo ponte sull'Arno della T1, la fermata del nuovo centro di Scandicci della T1, il capolinea vicino alla stazione della T2. È una cosa molto curiosa, vedete ancora quel palazzo vestito, coperto, ma per risolvere un problema abbiamo fatto uscire i tram da una certa zona attraverso una palazzina storica vincolata, ma siamo riusciti a convincere la sovrintendenza a ottenere questo patteggiando qualcosa. Tra qualche anno la rete di Firenze sarà molto più ampia, perché sono in corso procedimenti in parte già finanziati, sia per estendere le linee sul settore nord-ovest, sia per estenderle, questo è molto importante, verso est, in modo da dare al sistema carattere diametrale, perché evidentemente un sistema che è tutto collocato in un settore solo della città non può essere, non può avere il massimo dell'efficienza. Su Bologna vi posso dire che il piano urbano della mobilità sostenibile adottato 6 mesi fa prevede 4 linee di tram. Bologna ha avuto 20 anni di cambiamenti di idea continui, diciamo, per cui non è stato molto apprezzabile il comportamento dell'amministrazione in questi 20 anni, perché hanno parlato molto e fatto poco. Adesso sembra che invece hanno scelto una strada concreta. C'è questo PUMS, e del PUMS è in preparazione la linea 1, che attualmente è sotto richiesta di finanziamento al Ministero dei Trasporti. È una linea diametrale che collega Borgo Panigale con la zona della Fiera e col comparto del centro agroalimentare, dove c'è anche Fico, di cui avete sentito parlare, e dove c'è anche un quartiere residenziale. Quel che è importante, passando non solo per la stazione centrale, ma anche per il centro storico. La decisione che è stata presa è quella di passare nella ben nota via Indipendenza e in via Ugo Bassi, che verranno pedonalizzate e riservate al mezzo pubblico e ai pedoni. Senza che perdo tempo, leggete rapidamente qualche numero che stanno in calce e io così avrei finito. Grazie. Grazie, ingegnere.